Buongiorno a tutti, sono Angela Maria Scullica, sono editorialista e responsabile dei canali TV Asset e Insurance di Le Fonti, TV. E vi do il benvenuto alle Fonti New Insurance Day, che è la più importante manifestazione in Italia dedicata al settore assicurativo, che quest'anno si concentrerà sulla Connected Insurance. Attraverso l'alternanza di tavole rotonde, interviste in dirette, 3 workshop interattivi, la giornata si pone l'obiettivo di indagare sulla mobilità, la domotica e la salute e come stanno convergendo verso la creazione di un sistema, di un ecosistema di servizi integrati. La rapida diffusione delle tecnologie di IoT avrà un impatto rivoluzionario sul settore assicurativo e la diffusione di device, di sensori che sono in grado di collegare in rete gli oggetti, permetterà di raccogliere un quantitativo di dati enorme, di dati relativi alle abitudini, ai costumi, agli usi, ai desideri degli individui. Dati che si sommeranno a quelli che vengono raccolti tramite i social e che vengono raccolti in rete. Ed è appunto proprio sui big data e sull'offerta relativa alla loro elaborazione che si giocherà nei prossimi tempi la competizione tra player tecnologici dell'informazione e delle assicurazioni. Quindi un'offerta ampia, un'offerta integrata, incentrata sui bisogni e sulle necessità dei clienti, il più personalizzata possibile. E la vera sfida per le compagnie assicurative è quella di costruire relazioni di qualità e di lunga durata con clienti che sono sempre più digitali, esperienziali, social, connessi, sensibili al prezzo e informati. E per vincerla e reggere il confronto con i grandi player del digitale e dell'informazione diventa molto importante per le compagnie assicurative la capacità di innovare continuamente il proprio modello di business, superando le barriere tra le industry e imparando a collaborare con partner diversi in un modo aperto e interconnesso, con l'obiettivo proprio di creare questo ecosistema all'interno del quale prodotti, servizi e operatori eterogenei possono interagire e integrarsi, con l'obiettivo proprio di rispondere ai bisogni di un pubblico che sono sempre più ampi e complessi. Quindi nel prossimo futuro molto si giocherà sulla capacità di costruire delle relazioni di qualità e di lunga durata, il che significa in sintesi abbattere tutte le barriere tra i canali, comprendere e utilizzare a fondo la tecnologia, imparare ad elaborare delle masse enormi di dati. E alla fine ci sarà insomma spazio per tutti quei player che riusciranno a convivere in questo ecosistema che funzioni e a diventare l'interlocutore principale del cliente in un'ottica di specializzazione, sicurezza, prevenzione, etica e fiducia. Allora, in quest'ottica, ed è proprio in quest'ottica che in questa mattinata discuteremo di nuovi prodotti assicurativi che derivano dall'analisi di dati telematici, di connected car, di domotics, di digital health, di connected mobility e digital claims, il processo di gestione dei sinistri del futuro, i servizi integrabili alla propria proposta che danno vita ad un ecosistema di servizi e le azioni che servono per garantire una seamless customer experience e per fidelizzare il cliente. Il pomeriggio invece sarà dedicato a una sessione by invitation only a tema filiera della mobilità e assicurazione, gli ingredienti per vincere insieme. È una sessione a porte chiuse, il cui obiettivo è mettere allo stesso tavolo tutti gli attori della mobilità e della nuova catena del valore assicurativo, al fine di individuare i reali punti di contatto e le possibili sinergie e quindi a dar vita a dei modelli di business e di relazione assicurativa. Insomma, è una giornata intensa quella di oggi che culminerà stasera con le Fonti Awards, che è la nostra tra le più prestigiose serate di primazione mondiale, che è giunta ormai alla 9ª edizione, che a partire dalle 18:30 premierà tutte le eccellenze assicurative italiane e internazionali. E tutto ciò naturalmente è reso possibile dai nostri relatori e dai nostri sponsor che hanno aderito all'iniziativa e che quindi ringraziamo molto.
Bene, entriamo subito nel vivo di questa mattinata intensa e invito a salire sul palco Massimiliano Caradonna, Head of Sales Region Central East Europe, Middle East and Senior Vice President di Dekra Group. Prego. Ecco, il dottor Caradonna ci darà una visione internazionale delle sfide che attendono le compagnie assicurative e le assicurazioni in un mondo che è un mondo globale e assolutamente connesso e sul mercato italiano. Quindi come vede questa sfida che le compagnie devono raccogliere, devono portare avanti di Connected Insurance? Ma allora intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questo prestigioso evento. Relativamente a quello che lei mi sta chiedendo, devo dire che oggi l'argomento principale sul quale insomma, il mercato assicurativo e non solo si sta dibattendo è la protezione dei dati. Il GDPR, che è il nuovo regolamento europeo, ha cambiato radicalmente questa situazione, quindi è un regolamento che è in qualche modo molto stringente, quindi che sta sul quale si sta dibattendo moltissimo. Molti oggi parlano nel mercato assicurativo e non solo di profilazione del cliente. In realtà dovremmo parlare più di profilazione di contesti e non di persone. Io preferirei parlare più che altro di predizione, quindi di predittività. Perché? Perché se mutuiamo il termine predittività dal termine scientifico medico, ovvero la possibilità che un soggetto positivo a un test di screening possa avere una malattia, ecco, se questo lo mutuiamo e in qualche modo lo trasferiamo al mondo assicurativo, dovremmo parlare di due argomenti. Quali sono gli elementi di screening, le attività di screening che oggi nel mondo assicurativo effettuiamo e quali sono le verifiche che poi vengono effettuate nell'attività di definizione della patologia sulla base del termine medico. Ecco, oggi devo dire che in termini di attività di screening uno degli elementi che è stato inserito nel mercato assicurativo è sicuramente l'archivio integrato antifrode. AIA, grazie al contributo di ANIA e di altre istituzioni quali per esempio UCI, l'Ufficio Centrale Italiano che si occupa di gestire fondamentalmente i sinistri esteri, ecco, l'inserimento di questo archivio integrato antifrode ha sicuramente portato un grande valore aggiunto. Un sistema che oggi attraverso uno scoring permette di poter agire e di poter intervenire appunto in maniera preventiva e lo associerei molto a uno strumento di screening. Un'altra fonte insomma, importante sulla quale poter contare proprio in termini di attività di predizione è l'acronimo OSINT, che non è altro che l'open source intelligence, quindi tutte quelle fonti pubbliche alle quali si può avere accesso e dalle quali potremmo e possiamo ottenere tutta una serie di informazioni che ci aiutano a poter intervenire in maniera preventiva. Se invece volessimo analizzare quelli che sono le verifiche di una eventuale appunto patologia mutuata nel mondo assicurativo, e allora a questo punto penso ad alcune compagnie assicurative che oggi si stanno già muovendo in maniera a mio avviso intelligente, per esempio nell'arco delle 24 ore anziché incaricare un perito incaricano subito un accertatore, un investigatore, e attraverso questo tipo di attività riescono ad agire in maniera preventiva e non in maniera reattiva. Ecco, se pensiamo a tutto questo, mi viene in mente subito un termine che è cyber security, che è un termine che oggi molti stanno utilizzando, ma che in realtà dovremmo spingere ancora di più, perché il vero petrolio nero, il vero oro nero del futuro è la banca dati di tutte queste informazioni che sono connesse tra di loro.
E a mio avviso oggi uno degli elementi importanti dovrebbe e potrebbe essere individuare un player che possa in maniera neutrale, terza, indipendente garantire e proteggere gli interessi e quindi la privacy di questi dati per le persone, fondamentalmente per le persone. Quindi possiamo dire che oggi si sta giocando moltissimo una sfida proprio sui dati, sui big data e sulla raccolta e l'analisi e l'elaborazione e il fatto di costruire, diciamo, anche dei servizi in ottica preventiva, di prevenzione. Assolutamente sì, il big data è uno dei temi che in questo convegno affronteremo, e quindi indubbiamente è un tema molto sensibile. Il tema fondamentale è come trattarli, questi dati, con quale attenzione e con quale prevenzione rispetto a quello che è il soggetto e la persona. Perché, come dicevo prima, dovremmo più che altro elaborare un sistema di elaborazione del contesto e non della persona, del comportamento e non della persona, di ciò che circonda la persona e non la persona stessa. È lì la differenza. Questo per tutelare ovviamente il potenziale cliente, perché la persona diventa cliente, da quello che può essere un retropensiero di invasione di quello che può essere la privacy delle persone stesse. Ecco, che poi questo si può anche declinare dal punto di vista nel settore della mobilità, che è assolutamente importante per le assicurazioni connesse. Assolutamente sì, oggi al di là di una serie di prodotti e di attività effettuate dalle compagnie assicurative che stanno veramente entrando con un livello di dettaglio molto spinto, oggi ormai ci sono prodotti che possono coprire e che coprono un intervallo assicurativo di minuti piuttosto che di spazi temporali molto limitati e molto profilati a quella che è la necessità del cliente. Dall'altra parte si rende necessario faccio anche un riferimento alle case automobilistiche, cioè nel mondo automotive è la stessa cosa. Oggi i prodotti, i veicoli vengono costruiti secondo una logica cliente e quindi tutto molto touch, tutto molto smartphone inserito all'interno, connessione interna del veicolo, collegamento e quindi scambio di informazioni con le centraline, insomma c'è molto, molta connessione, quindi molto trasferimento di dati, e su questo insomma è il tema del futuro, che è oggi, in realtà è oggi. Quindi le assicurazioni, per restare competitive, sostanzialmente cosa devono fare, a parte l'analisi dei dati e assolutamente munirsi di sistemi che possano raccoglierli e analizzarli? A mio giudizio stanno spingendo molto sul business e quindi su quelli che sono i prodotti. Dovrebbero estraniarsi da quello che è il trattamento del dato stesso per far sì che questa profilazione, quindi che questo prodotto venga costruito non su quella che è l'esigenza del cliente in quanto cliente, ma secondo quella che è l'esigenza del cliente in quanto contesto che gira attorno al cliente stesso. Questo è un mestiere a tutela del cliente, quindi a tutela delle persone, che va fatto da un player che deve avere una neutralità e una terzietà rispetto a quello che è il detentore del dato stesso, ricordandoci che oggi GDPR ha stabilito in maniera molto netta e chiara che il dato è di proprietà della persona. Perfetto, la ringrazio molto, il dottor Caradon, Head of Sales Region Central East Europe and Middle East e Senior Vice President di Decra Group, e invito qui sul palco Orazio Rossi, Country President Italy di Chubb Group. Grazie mille, buona giornata, grazie buona a voi. Allora, per parlare di nuovi modelli di servizio, cultura assicurativa e condivisione dei dati. Grazie. E buongiorno a tutti innanzitutto. Desidero ringraziare gli organizzatori di questo evento. Il tema è di assoluta attualità. Io vorrei partire dicendo che le assicurazioni moderne hanno 500 anni di storia e nella loro storia hanno visto parecchie trasformazioni. E questa lunga esperienza ci dimostra che nel tempo hanno saputo sempre adattarsi. Hanno saputo sempre adattarsi, e la nostra è un'industria che ininterrottamente è cresciuta in tutti questi anni e continua a crescere ad un tasso che è agganciato al tasso di sviluppo dell'economia mondiale. Quindi io sono fiducioso circa il fatto che il nostro settore, la nostra industria a livello globale, saprà affrontare questa nuova trasformazione, quella che viene
come dire, chiamata con una definizione un po' inflazionata, trasformazione digitale. La trasformazione digitale forse è una è uno dei cambiamenti ai quali siamo di fronte e che stiamo cominciando a vivere, forse tra le più pervasive, tra le più impattanti nella nostra storia, perché spinge innanzitutto ad una riflessione sul perimetro di influenza, cioè di cosa si deve occupare una compagnia di assicurazioni, quale debba essere il perimetro dei servizi che offre. E questo è un tema non banale, perché tradizionalmente noi immaginiamo una compagnia di assicurazioni, un soggetto che distribuisce dei contratti che hanno la finalità di garantire un indennizzo o un risarcimento. Quindi sostanzialmente si aspetta che accada l'evento, spiegando che non accada mai, e una volta accaduto si mette in piedi tutto un ambaradan per andare a determinare l'entità di questo danno, occorso all'assicurato o occorso al terzo. È un business ancora oggi sostanzialmente di natura transazionale. La trasformazione digitale che porta alla iperconnessione e ha portato allo sviluppo di una miriade di servizi, di relazioni, spinge il settore sia ad estendere la gamma dei servizi che offre e quindi il perimetro di impatto, andando ad agire a monte dell'evento che genera il danno, sia proprio, e questo è il punto nodale, ad uno shift di paradigma, cioè da un business di tipo transazionale ad un business di tipo relazionale. Pensiamo poi all'impatto che la trasformazione digitale ha sui canali distributivi, sulle modalità di interazione con i clienti. Non so per quale ragione, ma a livello mondiale la distribuzione dei prodotti e dei servizi assicurativi avviene quasi pressoché esclusivamente o in misura decisamente significativa attraverso intermediari. Questo non accade solo in Italia con i broker, con gli agenti, con le banche, ma accade in tutto il mondo. Le compagnie di assicurazioni non distribuiscono i loro prodotti e i loro servizi direttamente. E quindi c'è un tema di trasformazione della distribuzione. Come la distribuzione dovrà modificarsi. Poi c'è un tema di processi interni che ancora oggi sono sostanzialmente analogici, quindi con tanta produzione di carta. La tecnologia spazzerà via molte di queste attività di natura, come dire, amministrativa. Infatti una delle aree di impatto sicure della trasformazione digitale è sul lavoro cosiddetto cognitivo. Quindi siamo di fronte ad una trasformazione epocale. Ci stiamo connettendo tutto. Siamo partiti 10 anni fa, una decina di anni fa, lo smartphone tutto sommato è nato 10 anni fa e con lo smartphone abbiamo connesso persone a persone e abbiamo consentito di sviluppare innanzitutto i social, che è un altro driver importante di cambiamento, e abbiamo per effetto di questa iperconnettività e per effetto della disponibilità di servizi in movimento abbiamo avviato, diciamo appunto, i servizi in mobilità. Ora siamo di fronte ad un ulteriore avanzamento di questa tecnologia che chiamiamo IoT, perché stiamo cominciando a collegare le persone con le cose e le cose tra di loro. Questa prospettiva è una prospettiva affascinante, ma anche densa di minacce.
perché seppure da una parte come industria ci dobbiamo preoccupare di capire quale sarà il nostro futuro in quanto fornitori di servizi, dall'altra parte siamo chiamati in quanto assicuratori ad affrontare un nuovo rischio emergente di rilevanza importante, i rischi connessi al cyber. Oggi, ancora oggi, praticamente quasi tutte le piattaforme sono violabili. E di questo dobbiamo essere consapevoli. E purtroppo la digitalizzazione non sempre si è sviluppata di pari passo con la security. Esistono, come dire, testimonianze, diciamo, autorevoli sulla base delle quali piattaforme importanti già diffuse siano violabili. L'auto è una piattaforma violabile. I sistemi elettromedicali, perché noi l'IoT lo stiamo utilizzando anche per connettere i pacemaker, sono temi molto delicati. Noi come CHUB siamo interessati a questo ambito. I cyber risk, io ritengo che siano la quarta wave nella storia delle assicurazioni. Non sono una nicchia. Oggi i rischi cyber valgono in Italia una ventina di milioni di euro. Noi prevediamo che arrivino a 100 milioni di euro in tempi rapidi, 3-5 anni. A livello continentale, il mercato dei cyber risk per le compagnie di assicurazioni vale intorno ai 500, 600, 400, alcune centinaia di milioni di euro. Negli Stati Uniti valgono 3 miliardi. Gli analisti sono tutti più o meno concordi nel ritenere che in tempi non biblici, quindi 3-5 anni, arriveranno a 15-20 miliardi di dollari. Non è molto rispetto ai 2,5 trilioni che vale il mercato assicurativo a livello globale, però i trend di crescita sono trend importanti e crescenti. Quindi noi siamo coinvolti come industria su due fronti. Un fronte è quello di capire come la tecnologia potrà migliorare la nostra capacità di erogare servizi e dall'altra parte siamo coinvolti come assicuratori del rischio cyber che cresce di pari passo con la diffusione di queste tecnologie che connettono, di queste tecnologie che ammucchiano quantità enormi di dati sul cloud e tecnologie che elaborano queste informazioni e sulla base delle quali persone e oggetti fanno delle cose. C'è uno shift importante anche nelle aree di rischio. C'è uno shift importante anche nelle aree di rischio perché a livello globale non c'è dubbio che i rischi legati alla responsabilità professionale cresceranno. Non c'è dubbio che si passerà, non c'è dubbio che gli interlocutori per molti rischi materiali non saranno più gli interlocutori tradizionali. Facciamo un esempio. Se prima assicuravo l'azienda manifatturiera che utilizzava dei torni per produrre degli oggetti, se l'oggetto arrecava un danno a terzi, non c'era dubbio, o i dubbi erano molto limitati, che la responsabilità fosse di chi avesse utilizzato il tornio. Oggi è molto più complesso ricostruire le catene di responsabilità. Detto questo, andiamo sull'argomento di oggi, l'IoT. Per il settore assicurativo, e soprattutto per il settore assicurativo italiano, è stata una tecnologia immediatamente utilizzata. Ed è applicata all'auto, ha fatto delle assicurazioni in generale e soprattutto delle assicurazioni italiane, degli attori protagonisti del cambiamento. La scatola nera è stata introdotta più di 10 anni fa, molto prima che si parlasse di trasformazione digitale in modo così diffuso. E nell'auto
le compagnie di assicurazioni sono riuscite a diventare il fulcro intorno al quale si sono organizzati, diciamo, servizi connessi all'impiego di questa tecnologia IoT, consentendo la diffusione di questi apparati in misura rilevante. Oggi il 20% del parco auto circolante monta un device che consente di acquisire dati. È una penetrazione rilevante perché parliamo di milioni di autoveicoli. Però dobbiamo essere consapevoli che questo è stato possibile grazie a due driver principali. Il primo driver è l'obbligatorietà della copertura e il secondo driver è il fatto che l'accettare di avere la scatola nera ha comportato importanti risparmi, rendendo addirittura possibile l'accesso alla copertura assicurativa in alcune aree del nostro paese. Se voi vedete i dati, lo saprete meglio di me, che la penetrazione della chiamiamola scatola nera di questo device è maggiore nelle aree a più alto tasso di incidentalità. Napoli è la provincia dove la penetrazione raggiunge il 40%. Questi due driver hanno consentito oggettivamente alle compagnie di assicurazioni di sviluppare l'IoT nell'auto e oggi siamo di fronte ad una quantità enorme di dati che vengono, come dire, ammucchiati, perché la scatola nera spara uno slot di bit ogni pochi secondi. E questi bit vengono ammucchiati in grandi database dai quali bisogna estrarre valore. Insieme all'IoT non bisogna mai dimenticare il cloud e non bisogna mai dimenticare gli analytics. Oggi la quantità di informazioni che si produce è enorme. Alcuni anni fa, non molti anni fa, ma alcuni anni fa, in un solo anno, si sono prodotte le informazioni, i dati che sono stati prodotti in tutta la storia dell'uomo. E la velocità con cui noi stiamo accumulando dati cresce in misura esponenziale. Quindi ora la sfida dell'auto è nel utilizzare queste informazioni. Utilizzare queste informazioni per personalizzare le tariffe, utilizzare queste informazioni per diventare coach del driver, utilizzare queste informazioni per offrire una pluralità di servizi collegati. Oggi è tecnicamente possibile che se tu ti fermi in autostrada, cioè ti si pianta la macchina in autostrada, tu non debba fare niente, debba solo aspettare che ti venga a prendere il carro attrezzi. E ovviamente il driver è stato i driver che hanno consentito questo sviluppo, ce lo dobbiamo dire, sono i due che ho citato: l'obbligatorietà della copertura e la possibilità di accedere agli sconti. Ora l'IoT si sta spostando in altri ambiti, che sono ambiti più sfidanti, sono ambiti più complessi e sono gli ambiti che tratteremo oggi. Quindi l'ambito casa e l'ambito salute. Ma citerei anche altri ambiti, perché noi siamo prevalentemente un assicuratore corporate, un assicuratore di aziende, per cui ci interessa molto l'ambito factory, ci interessa molto l'ambito city. Infatti si parla di smart factory, di smart cities, di tutto ciò che può diventare smart grazie alla connessione. Ho altri 5 minuti? Un minuto? Due minuti? Finito. Ok. Quindi la sfida è questa, però io voglio dirvi, riflettiamo oggi, perché è molto più complesso. È molto più complesso, infatti non si può dire che vi sia un modello emergente nell'area home e nell'area salute. Ci sono alcune cose già sul mercato, ci sono una pluralità di iniziative che stanno arrivando, ma non sta emergendo, diciamo, nulla che possa sviluppare i numeri che sono stati sviluppati nell'auto. Mentre nell'auto le compagnie di assicurazioni sono diventate il fulcro intorno al quale si stanno organizzando ora i servizi,
nell'home e, nella salute è più difficile che accada questo. E quindi è più, dal mio punto di vista, probabile che le compagnie di assicurazioni debbano lavorare per diventare integratori di sistemi di offerta di altri soggetti, con l'obiettivo di aggiungere elementi di prestazione assicurativa al tipo di servizio erogato da terzi. Pensiamo alle municipalities, alle utilities, pensiamo alle piattaforme dei big della gig economy, eccetera, eccetera. Ecco, io spero di avervi lasciato qualche, diciamo, suggestione per continuare i lavori oggi e vi auguro buon lavoro. Grazie.